abbiamo appena visto le immagini di quella drammatica mattina in cui, nel punto in cui ci troviamo, l'argine collassò, l'argine del fiume Secchia. Qui ci troviamo nel punto adesso più largo, perché è il punto in cui l'argine si ruppe e con i lavori poi che seguirono la sua superficie, anche la sua larghezza, è stata raddoppiata. Ci sono punti in cui è stato alzato, anzi tutto questo asse rettilineo che vediamo era più basso di un metro e anche un po' più anche meno largo. Sì, praticamente questo è stato il primo tratto dopo l'alluvione, è stato completamente rifatto dalla TAV al ponte dell'Uccellino, è stato alzato di un metro, è stato anche allargato di un metro, perché anche le macchine operatrici facevano fatica a passare qua quando dovevano chiudere la falla. E poi è stato anche risagomato, quindi, perché gli argini avevano assunto delle forme un po' strane, dato che ad ogni piena venivano, insomma, rattoppate in qualche modo. Ecco, ricordiamo quali ufficialmente furono le cause per i tecnici che provocarono questa rottura. Questa fotografia è rappresentativa di un'analisi metrica che noi abbiamo fatto, qua si collega la geomatica molto, lo studio, per identificare l'esatta posizione della breccia agli diversi orari. Anche qui siamo stati, da un punto di vista dell'investigazione, fortunati, perché appena dopo la breccia avevamo elicotteri che volavano, avevamo mezzi di osservazione che normalmente non si hanno. Con i riferimenti che sono dati dagli alberi, con il modello digitale delle quote, con le immagini fotografiche, siamo riusciti a ricostruire la posizione della breccia arginale alle 10.11 del 19 gennaio e alle 12.22. Prima non è possibile perché non avevamo osservazioni. La breccia probabilmente si è formata intorno alle 6.30 di mattina. Prima abbiamo solo osservazioni, diciamo, testimonianze. Proprio in questo punto, e quindi già lì uno dice, beh, insomma, va bene credere al caso, però è un indizio già schiacciante questo. Proprio in questo punto, nel 2010, grazie a immagini aerofotografiche, delle ortofotocarta, con una risoluzione di 10 cm, a Modena avevamo a disposizione queste immagini ad elevata risoluzione, quindi abbiamo potuto vedere attraverso queste immagini del 2010 che proprio lì, in corrispondenza della formazione della breccia, c'era un sistema di tane di animali selvatici. Quella mattina stupì in particolar modo questo genere di rottura, perché avveniva in un tratto che era rettilineo, quindi solitamente ci si aspetta delle rotture magari in insenature, in punti in cui l'acqua spinge maggiormente, ma tanto più perché il livello del Secchia non era così preoccupante, eravamo nel regime di una piena ancora sotto del livello che adesso chiamiamo minimo, quella TR20, insomma. Sì, sì, infatti inferiore a una TR20, addirittura a Ponte Alto era inferiore ai 10 di poco, ma era inferiore ai 10 metri, quindi non scattò nessun allarme, è una piena tranquilla, inferiore a una piena piccola, quindi che non doveva causare nessun problema. Il tratto è affascinante, questo tratto qua, come rettilineo, proprio perché qua sotto abbiamo la strada romana, abbiamo un cardine della centuriazione romana esattamente sotto l'argine. Quel 19 di gennaio del 2014 segnò anche uno spartiacque rispetto a quelli che erano stati anni prima di scarsa manutenzione. Questo è un tratto di fiume che è ben lontano, da come lo vediamo oggi, da quello che era un tempo. Qui c'era una fittissima vegetazione, queste parti di argini interne non erano praticamente visibili e pulite così come lo sono oggi. E poi c'è anche il problema che non si vedeva assolutamente nulla, era molto molto difficile, non è che uno doveva scendere lungo l'argine, anche se tu devi vedere una tana devi scendere al piede dell'argine, guardare attentamente una volta, fino a pochissimo, a 3-4 anni fa, questa pulizia, questo strato pulito, la base non c'era, io non l'ho mai visto. Ed era tutto, infatti lo ricordiamo bene, anche fino a qualche tempo fa, al di là del ponte dell'Uccellino, quindi andando verso la bassa, condizioni di grossi alberi e isole di fango enormi causate proprio dal trasporto delle piene che, incastrandosi tra gli alberi, aumentavano anche il livello dell'alveo stesso. Il regolamento da sempre prevede che gli argini devono essere sfalciati due volte l'anno e deve essere pulita la base, la piede dell'argine per 4 metri. Questa cosa io prima del, diciamo, 2016 non ho mai visto fare due sfalci arginali l'anno, addirittura c'è stato un periodo di abbandono. Qua stiamo parlando comunque di argini, di queste, perché
Questa strada serve appunto per girare, per vedere. Il 2014 fu un anno, quella alluvione, quell'anno in cui in un qualche modo anche le istituzioni iniziarono a risvegliarsi da un torpore, dobbiamo dirlo, che era durato almeno due decenni, e si iniziò una strutturale e con una visione almeno prospettica riqualificazione degli argini, che per il Secchia era tanto più necessaria, perché c'è una cassa di espansione che funziona soltanto per piene piccole. E qui basta una piena relativamente piccola, come quella abbiamo visto anche nel dicembre 2020, per portare il livello dell'acqua, non trattenuto appunto nella cassa di espansione, quindi a valle, molto vicino a quest'argine. Riguardiamo anche le immagini che proprio con Massimo Neviani documentammo la mattina del dicembre 2020, quando in realtà a rompersi fu l'argine del Panaro. Gli argini sono stati alzati di un metro, in alcuni punti anche un metro e mezzo, e poi è stata adeguata la sagoma, cioè l'argine è stato allargato. Qua, quando ci fu la rotta, i camion avevano paura a passare perché era troppo stretto. Infatti, invece adesso guardiamo che la larghezza è sicuramente sufficiente. Noi abbiamo una situazione in cui la cassa di espansione del Secchia è come nel 1980, totalmente inadeguata. Gli argini però sono stati adeguati e addirittura qua lungo è stato controllato anche quello che c'è sotto l'argine, quindi sono stati fatti dei sondaggi in profondità dove si vede che c'era dei sabbioni enormi, sono stati messi delle palanche. Quello che è incredibile è che sia Ponte Alto, che è molto pericoloso per Modena perché minaccia Modena, e sia Ponte Lucellino sono pericolosi per la piena piccola. Cioè noi abbiamo, in teoria, adesso con rialzo originale abbiamo messo in sicurezza per le piene piccole, che poco, molto gli argini, poco. Gli argini, cioè l'acqua non tracima più, almeno fino ad un certo livello. Siamo sempre in teoria, perché i ponti non sono adeguati neanche per la piena piccola. Cioè sia Ponte Alto sia Ponte dell'Uccellino, nello stato in cui è oggi, e lo vediamo in questa immagine, più bassi del livello adesso arginale. E noi stiamo sempre parlando con le simulazioni che hanno fatto, però rispettavano il margine di un metro. I ponti nuovi invece il margine è già un metro e mezzo addirittura, quindi siamo lontani. Adesso credo che vado a memoria, ma l'Uccellino è sotto a livello di sicurezza di mezzo metro sicuro.